la possiate seguire bene. Allora, dateci un segno nella chat così noi riusciamo a capire. Abbiamo bisogno di un messaggio. Allora. Ok, siamo in diretta, Diego. Perfetto. Bene. Diretta, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Benvenuti alla nuova diretta di Past Activity. Non so cosa siete riusciti a vedere delle immagini precedenti. Io mi presento, sono Giovanni, ormai ci vediamo ogni settimana con un appuntamento fisso, con un ospite fisso. Questa settimana, l'ospite di questa settimana è un altro collega e amico straordinario, ci accompagnerà all'interno del mondo dei fossili, alla sua maniera, oserei dire, perché non ci, ovviamente proverà a raccontarci quegli aneddoti e anche quelle curiosità che sicuramente non trovate nei libri di scuola. Do il benvenuto a questo nuovo appuntamento live di Past Activity, Diego Sala. Ciao Diego. Ciao, ciao a tutti, mi sento forte e chiaro anch'io, ci siamo. Perfetto. Ciao Diego, benissimo, benvenuto qui nella nostra piattaforma. Oggi ho mandato un breve video per presentarti al nostro pubblico, se vuoi mostrarci un po' il risultato dei tuoi lavori, per far vedere anche un po' quali sono i tuoi passatempi. Poi cominciamo ad approfondire la materia. Va bene, se vuoi ti faccio vedere subito che cosa ho fatto ieri. Eh sì. Ho fatto questo. In realtà ho fatto un brevissimo video per i bambini, così che possano passare il tempo in questi tempi un po' chiusi in casa, diciamo così, e ho fatto vedere come si può costruire un dinosauro. In questo caso abbiamo visto uno stegosauro, siamo partiti da qualcosa di più semplice, quindi un brontosauro, il classico dinosauro con collo e Col coda collo lunga. lungo. Esatto. Quindi al termine della diretta potete trovare questo e anche altri video, insomma, che Diego insieme ad altri amici, insomma, realizza cercando la pagina di Cocaine Nature su Facebook. Quindi andate a cercare. Adesso entriamo nel nostro mondo. Rimando il video perché non so se è stato visto prima, così cerchiamo di capire di cosa parleremo. Solo un gigante, solo un o gigante, un dio, un mostro. Dio, un mostro. Che cosa fate? Fatevi vedere bene. Siamo uomini che vogliono conoscere su altri questa tua uomini. Isola Su abbiamo questa visto tua i segni isola della abbiamo tua visto i segni potenza. della tua potenza. Perfetto. Benissimo. Penso che tutti abbiate riconosciuto questo episodio che abbiamo rilanciato in questi pochi secondi. È il protagonista, insomma, lo conoscete anche molto bene perché chi ci segue da tempo ne ha sentito parlare attraverso le dirette di Laura Danile. Ovviamente si tratta di un episodio dell'Odissea ambientato in Sicilia, stiamo parlando dell'incontro tra Ulisse e il gigante Polifemo. Questo è quello che ci ha raccontato il mito. Ma Diego, cosa ci azzecca questa storia con le nostre storie? Beh, direi che come quasi ogni mito c'è sempre un fondo di verità, ecco, diciamo, quasi sempre un fondo di verità. E anche nel caso di Polifemo, del gigante Polifemo, il fondo di verità c'è, come? Anzi, direi che proprio in Sicilia ci potrebbero essere le basi per il mito dei ciclopi. Perché questo? Perché fin dall'antichità capitava che gli uomini, anche gli uomini preistorici addirittura, trovassero in giro nel terreno, nelle rocce, nelle montagne, nelle caverne, un sacco di cose strane che non capivano cosa fossero. Ogni tanto proprio non capivano, sembravano oggetti misteriosi. A volte invece lì, diciamo così, li potevano
assimilare a cose che conoscevano un po' meglio. Per esempio, quando trovavano dei crani enormi, dei teschi enormi, che sembravano un po' quelli degli uomini, però deformi, e soprattutto con un buco in mezzo alla fronte, ecco, questi antichi pensavano di aver trovato dei giganti mostruosi con un occhio in mezzo alla fronte. Ecco così il mito dei ciclopi, come vediamo qua sotto, proprio c'è, sotto di me c'è un'immagine, una statua di Polifemo, di un ciclope, e sotto Giovanni vediamo uno di questi crani deformi. Ora, però dobbiamo dire una cosa, Giovanni, non è che sono proprio dei crani deformi, eh? Questo non è un cranio deforme, è il cranio di un elefante preistorico che viveva in Sicilia. Un elefante però abbastanza piccolo, diciamo, non era enorme, non era alto 4 metri come gli elefanti, 3 metri, 4 metri. Questo è il cosiddetto Paleoloxodon falconeri, un nome complicato. Però è un nome che ci dice che assomigliava vagamente agli elefanti di adesso, era un po' più antico, ma era soprattutto un nanetto, diciamo così. Infatti c'è questo tipo di animali che ha vissuto per lungo tempo in Sicilia, addirittura gli elefanti, i cosiddetti elefanti nani, hanno abitato per a più riprese la Sicilia. Ma erano sempre gli stessi elefanti o differenti specie di elefanti? Vuole che fossero proprio differenti specie, perché per esempio questo nanetto, tra virgolette, vediamo anche la ricostruzione degli scheletri, mamma, papà e figlio, vediamo proprio un maschio, una femmina e il cranio di un bebè di elefanti nani. Dovete tener conto che questo Paleoloxodon falconeri era forse uno dei più antichi di questi elefanti nani, però era anche uno dei più piccoli, era forse il più piccolo. L'adulto maschio, il maschio adulto doveva essere alto 1,20 m al garrese, cioè alla spalla. La femmina una novantina di centimetri. Un animale da compagnia in pratica. Ah, erano poco più che dei cagnoloni, diciamo. Però sottolineiamo che con noi sapiens noi non li abbiamo mai incontrati, quindi occhio, non sono mai stati animali da compagnia. Esatto, perché noi sapiens siamo arrivati molto più tardi in Europa, ecco. Per quanto ne sappiamo, il Paleoloxodon falconeri, questa bestia qua, è vissuta centinaia di migliaia di anni fa. Più tardi, circa 100.000 anni fa, comunque stiamo parlando sempre di un sacco di tempo fa, c'è stata un'altra specie di elefante nano, ma un po' più alto, che ha un nome complicato anche lui, Paleoloxodon mnaidriensis, insomma, non è... in realtà tutti questi nomi complicati possiamo chiamarli collettivamente elefanti nani, e vivevano in Sicilia. Come diavolo ci fossero arrivati in Sicilia? Beh, presto detto, una volta la Sicilia non è che è sempre stata un'isola, una volta era collegata al continente, quindi all'Italia, era collegata anche a Malta, e infatti questo tipo di crani si trovano sia in Sicilia che a Malta, e gli antenati di questi elefanti non erano dei nanetti, erano delle bestie colossali. L'elefante namadico, che probabilmente era il suo diretto antenato, era alto 4 metri, e l'elefante antico delle foreste europee, anche lui è un nome un po' lungo, un po' pomposo, anche lui gigantesco, colossale, 4 metri di bestione, che andavano in giro per tutta l'Italia, fino a quando a un certo punto non sono arrivati in Sicilia, che all'epoca era ancora collegata all'Italia. Sono arrivati in Sicilia, a un certo punto cosa è successo? La Sicilia è rimasta fregata, diciamo, è diventata un'isola, e questi animali sono rimasti fregati anche loro, nel senso che non hanno più potuto tornare indietro a causa del fatto che ormai la Sicilia era diventata un'isola, probabilmente a causa della scarsità di cibo, chi lo sa, e soprattutto a causa di incroci tra consanguinei di volta in volta, di generazione dopo generazione, questi elefanti colossali hanno ridotto sempre di più la loro taglia. Questo fenomeno si chiama nanismo insulare, è un fenomeno che non riguarda solo gli elefanti. Ma torniamo a Giovanni, all'elefante in questione, perché il ciclope? Perché quando i greci, ma anche prima di loro altre persone, trovavano questi crani nelle grotte della Sicilia, pensavano di avere a che fare con delle ossa di giganti o di uomini deformi con questo buco in mezzo. In realtà quel buco in mezzo alla testa non erano gli occhi, era un cranio di elefante, ovviamente, con il buco nasale che porta poi allo sviluppo della proboscide, no? Quindi, insomma, non sapendo però che cosa fossero gli elefanti, o non avendoli mai visti lì, perché questi, ricordiamolo, avevano centinaia di migliaia di anni, queste bestie qua, quindi erano fossili, loro non sapevano cosa erano gli elefanti, o comunque non avevano chiara la relazione tra gli elefanti, che magari qualcuno aveva anche visto da qualche parte, ma che questo invece è questo strano cranio trovato nelle viscere della terra. Ed ecco qui il mito di Polifemo, che era il gigante che viveva vicino all'Etna e così via. Ovvio che poi non è detto per forza che sia andata proprio così, ma è un'ipotesi molto molto probabile.
è molto certo. Quindi stiamo parlando di condizioni delle isole che sono cambiate nel corso del tempo, quindi dovete immaginarvi questo, quello che è successo nelle isole è completamente diverso da quello che accadeva in tutto il resto negli altri continenti. Le isole non sono state sempre isole. A momenti la Sicilia non è chiaro se attraverso appunto un ponte di terra continuo o attraverso una serie di isolotti molto ravvicinati, comunque ha permesso a questi animali di raggiungerla e poi appunto di popolarla attraverso quelle caratteristiche. Si sono formate, noi abbiamo imparato, devi sapere che il pubblico la settimana scorsa ha imparato una parola nuova, Danio gli ha insegnato una parola nuova che è endemismo, insomma. Cioè sono diventati degli animali tipici appunto con delle caratteristiche proprie tipiche di un luogo. Questo è quello che è successo, giusto? Esatto, esatto. Tra l'altro la cosa carina, la cosa interessante è che proprio nelle stesse caverne dove sono stati trovati, poi ovviamente sono stati classificati correttamente nel corso del 1800 questi crani di elefanti, nelle stesse caverne dove sono stati trovati questi elefanti nani sono stati trovati anche degli altri animali diciamo così, endemici, insulari, con uno spiccato grado di endemismo, come diceva Danio precedentemente. Però stiamo parlando dei ghiri. Ora, se noi diciamo elefanti nani, magari qualcuno potrebbe pensare, anche lì ci sono dei ghiri nani, già il ghiro è piccolo, magari questo ghiro era ancora più piccolo. No, proprio tutto il contrario. Il ghiro che è stato trovato vicino alle ossa di questo elefante, sempre, anche lui era un ghiro fossile di centinaia di migliaia di anni fa, era un ghiro enorme, grande più del doppio dei ghiri attuali. Ecco, qui in questo caso non si parla ovviamente di nanismo insulare, ma si parla di gigantismo insulare. Spesso, di solito, quando ci sono degli animali di piccola taglia che stanno su un'isola, ecco, questi animali di piccola taglia nel corso di migliaia di anni diventano di grande taglia. E viceversa, gli animali di grande taglia, di taglia colossale, come quelli, come gli elefanti, invece riducono drasticamente le loro dimensioni. Allora, vediamo se abbiamo l'immagine appunto Il ghiro anche lui ha un nome complicato, Leica Melitensis, ovviamente. Ce l'abbiamo, l'immagine, la carico immediatamente. Abbiate un attimo di pazienza, scusateci, ma c'è un ritardo nelle immagini. Beh, insomma, a parte questo ghiro, noi pensiamo sempre alla Sicilia, abbiamo adesso parlato dell'origine dei ciclopi e l'origine, insomma, dei miti greci, ma non soltanto. Eccolo qua, un ghiro al confronto, un ghiro estinto al confronto di un ghiro attuale. Non pensiate che sia però un fenomeno localizzato alla sola Sicilia. Per esempio c'è un altro ghiro gigante che però viveva sull'isola di Maiorca, di Minorca, adesso non ricordo bene, insomma, comunque le Baleari, si chiama Hypnomis, vuol dire... Sì, ghiro, qualcuno, abbiamo Alessandro Salemi che ci chiede se era un ghiro. Sì, ghiro, un grosso ghiro. Era un ghiro attuale, ecco, non era lo stesso genere, ma insomma era un ghirone grosso. Ecco, però vivevano animali simili in precedenza anche alle Baleari. Cosa vuol dire? Che questa cosa che è avvenuta in Sicilia in realtà avveniva anche nel resto del Mediterraneo e perché no, anche nel resto del mondo. Non con le stesse specie, chiaramente, però... Qualcosa Per esempio, non allontanando... Allora, rimaniamo un attimo sempre in Sicilia, perché oltre a questo ghiro e all'elefante che abbiamo visto prima, c'era almeno un altro animale nano. Giusto? C'erano vari animali nani, c'erano anche dei cervi di taglia minuscola, ma soprattutto c'era un altro animale nano, ma c'era un animale gigante addirittura, il cigno di Falconer, il cosiddetto cigno di Falconer, era... molto grosso, e quindi aspetta perché ho subito pronto da caricare l'altro nano. Qua c'è quindi... un animale nano davvero. Intanto ti carico il gigante. No, certo, questo è l'ippopotamo. L'ippopotamo ovviamente noi lo pensiamo che è uno dei più grandi animali d'Africa, cioè l'elefante, il rinoceronte, poi pensiamo all'ippopotamo, gigantesco, anche spaventoso, anche se tanti pensano che sia un buon tempone, l'ippopotamo è uno degli animali più pericolosi d'Africa. Beh, dobbiamo sapere che una volta gli ippopotami vivevano anche sul nostro continente, soprattutto durante i cosiddetti interglaciali. Quando faceva molto caldo in Europa, in mezzo alla cosiddetta era glaciale, c'erano periodi molto molto caldi e quindi gli ippopotami invadevano, diciamo così,
il continente europeo, ed erano di grande taglia. Quando poi arrivarono in Sicilia, ecco, drasticamente ridussero le loro dimensioni, probabilmente a causa della scarsità di cibo. Se io faccio, cioè se questo ippopotamo faceva 3 figli, e questi 3 figli erano tutti grossi e ce n'era uno invece più piccolino, se c'era poco da mangiare, chi era quello che riusciva a sopravvivere meglio? Probabilmente quello piccolino, non certo quei gigantoni che avevano bisogno di mangiare tanto, tanto per potersi sostentare. Ecco perché allora il piccolino poteva vivere a lungo e magari fare accoppiarsi più spesso con altre ippopotame e quindi fare figli che magari anche loro erano piuttosto piccoletti. Ecco perché drasticamente si riducono le dimensioni degli animali nel giro di poche migliaia di anni, qualche migliaia di anni, ecco, quindi, non milioni. Ecco, non milioni. Esatto, quindi possiamo dire che questi fenomeni di nanismo e gigantismo sono i fenomeni, diciamo, più rapidi, tra i più rapidi, diciamo, nella storia dell'evoluzione, cioè quelli che avvengono in un numero di generazioni minore, diciamo, sì, rispetto ad altri cambiamenti, ovviamente. Altre assolutamente, cioè sono quelli che si vedono, non dico occhio nudo, no, però si possono vedere nel range di migliaia di anni e non di milioni di anni, con dei grandi cambiamenti a livello sia di statura, ma anche di morfologia, perché qua vediamo per esempio il caso del cigno che sta cercando di scacciare i piccoli elefantini, e anzi magari... Abbiamo una curiosità, se guardi. Cioè, ah sì, quanto era grande questo cigno? Era alto 1,20 m, ecco, diciamo. Anche allora, aspetta perché ho le immagini, abbiamo le immagini, abbiate soltanto un attimo di pazienza che le devo caricare. Abbiamo le immagini, così potrete vedere quanto era grande il cigno. Non è una guerra tra elefanti e cicogne, è una simpatica rappresentazione che può far vedere come potrebbe essere andato un incontro. Eccolo lì, il cigno è alto 1,50 m, adesso non vedo bene, però insomma bello grosso, rispetto all'elefantino che era alto circa 1,90 m, ecco, poi lì si è probabilmente messo l'altezza di un esemplare di medie dimensioni. Però comunque il cigno era bello grosso. Ovviamente perché in quel caso lui magari aveva disponibilità di cibo a sufficienza, non aveva particolari predatori che potessero predarlo, quindi ha iniziato a, diciamo così, ingrassare. Molto spesso animali come il ghiro, il cigno o altri sono diventati grandi proprio per mancanza di predatori. Mi verrebbe da pensare, per esempio, qui è stato ricostruito questo elefante senza pelo. Cioè, questo lo si immagina perché gli ambienti dovevano essere... caldi, anche perché dovete immaginarvi una situazione, tante piccole isole, cioè la Sicilia non un'unica grande isola, ma tante isolette con delle spiagge fondamentalmente, delle lagune calde, insomma, dove questi animali fondamentalmente vivevano una sorta di paradiso terrestre, anche perché fondamentalmente mancavano tutti i predatori, i grandi predatori, ma mancava il predatore principale, cioè mancava l'uomo, cioè non c'erano gli uomini. Esatto, infatti quando poi succede che per qualche motivo nelle isole in generale arriva un predatore efficiente, specializzato, il cosiddetto predatore continentale, ecco, allora arriva lo sterminio. Noi parliamo delle isole, in questo caso degli animali del passato, ma anche adesso la fauna insulare, le faune delle isole di adesso sono strettamente minacciate, sono molto minacciate dall'intervento umano, e non perché l'uomo magari va personalmente a cacciare i vari uccellini che vivono nelle isole, ma sono spesso gli animali che vengono portati dall'uomo, in primis i gatti, ma non solo, banalmente anche cani, maiali, topi che vengono al seguito dell'uomo rischiano di compromettere dei piccoli ecosistemi che magari sono tranquilli e tranquilli, arriva un fattore disturbante, diciamo, noi con tutti i nostri animali dal seguito, e possono causare sconvolgimenti e portare, esatto, in breve tempo all'estinzione anche di queste specie. Sì, tra l'altro questa è una storia molto lunga che riguarda l'uomo, perché soprattutto già a partire dalle ultime fasi del paleolitico, quando ancora gli uomini vivevano di caccia e raccolta, dovete immaginarvi appunto arrivare in certi ambienti e sconvolgerli in maniera drastica e drammatica. In alcuni casi abbiamo tantissime testimonianze, tantissime tracce della scomparsa di tantissimi animali in seguito al nostro arrivo. Assolutamente. Tra l'altro noi stavamo parlando della Sicilia prima, ma vorrei fare appunto il caso della Sardegna, lì c'è una... Sì, infatti, ti sto caricando le immagini, sto cercando...
della Sardegna, che ha fatto praticamente la stessa cosa della Sicilia, con tanto di fauna nana e fauna gigante contemporanea, quindi contemporanea tra di loro, intendo dire, di migliaia di anni fa. C'era per esempio il Mammutus la Marmore. Mammutus, se potete immaginare, che vuol dire proprio mammut. Infatti era un mammut nano che era alto poco più di un uomo, probabilmente. Ecco, di questo animale non si conoscono tantissimi fossili, non è neanche chiaro. C'erano anche dei cervi nani, come potete vedere, e c'erano delle lontre giganti. Megalenidris barbaricina era una lontra gigante che era lunga almeno 2 metri, e forse di più, non ne siamo sicuri, ma era grande più o meno come l'attuale lontra gigante sudamericana, la lontra gigante dei fiumi del Sud America. Ecco, sono tutti animali molto molto particolari che per qualche motivo poi si sono estinti. Ora, non è chiaro se poi in qualche caso addirittura sia stato l'intervento dell'uomo, perché Megalenidris è molto molto recente, dovrebbe essere addirittura dell'Olocene questa lontra gigante, così come altri esemplari della fauna sarda, il Prolagus sarda. Io sto cercando di caricarti quello. Prolagus sarda è veramente un animale simpaticissimo che sembra, a vederlo così, sembra un po' un topo grasso senza coda, in realtà è più strettamente imparentato con le lepri e i conigli, anzi a dirla tutta era una sorta di lepre fischiante, i cosiddetti ocotoni che vivono attualmente. Lui era bello. Con questa frase hai introdotto un tema secondo me molto interessante e importante dell'evoluzione, cioè il fatto che alle volte degli animali si possono assomigliare ma non essere imparentati, o comunque essere dei lontani parenti. Ma certo, assolutamente. Dire due curiosità su questi fattori. Beh, allora questa cosa si chiama, ovviamente, banalmente, evoluzione convergente. Cioè ci sono degli animali che con convergenza adattativa, convergenza evolutiva, si può chiamare in tanti modi, animali che vivono negli stessi ambienti, negli stessi habitat, o in habitat molto simili, e che sviluppano quindi, forza di cose, delle caratteristiche molto simili. Si pensi banalmente allo squalo e al delfino. Il delfino non è un pesce, lo squalo è un pesce cartilagineo, non sono strettamente imparentati tra di loro, però il loro corpo, insomma, lo squalo assomiglia un po' al delfino, alle pinne, no? Giusto, la stessa cosa, il delfino assomiglia a un pesce, ma non è un pesce, è un mammifero. I suoi antenati erano animali terrestri, che per qualche motivo, animali terrestri che tra l'altro vagamente erano... ha un muso lungo, le zampe lunghe, allungate, una volta si pensava fossero degli animali simili a cani con dei musi lunghi, è proprio così, eh? Comunque sì, erano animali terrestri, ma stiamo parlando di 55 milioni di anni fa. Ecco, poi in 55 milioni di anni le cose sono cambiate e nel giro di una decina, una quindicina di milioni di anni, da questo bestiolo compiutamente terrestre si è passati a diventare a trasformarsi in un animale strettamente acquatico che non riusciva neanche più a tornare alla vita terrestre. Ovviamente non erano ancora simili a delfini, ci sarebbero voluti ancora altri milioni di anni, però insomma, ecco. Ed ecco qui il Prolagus. Mi chiedono addirittura qual è l'antenato del cane. Beh, insomma, facciamo una piccola deviazione. Sì, dai. L'antenato del cane, ma c'è tutta una serie di antenati che partono addirittura dall'Eocene superiore. Possiamo dire che il più antico canide di cui noi conosciamo, di cui siamo a conoscenza, è una cosa che si chiama Prohesperochon, e il suo aspetto assomigliava non tanto a un cane di adesso, ma a una martora, vagamente. Un corpo allungato, le zampe un po' più corte, e viveva in Nord America 38 milioni di anni fa, se non sbaglio, una cosa del genere. Insomma, un bel po' di tempo. Parlando sempre di cani, sempre in Sardegna c'era per esempio il famoso, si fa per dire, Cuon sardo, che è un carnivoro endemico della Sardegna che viveva insieme a questa bestiola che state vedendo qua, questo Prolagus, viveva insieme anche al mammut di La Marmora, viveva insieme ai cervi nani, le lontre giganti. Il Cuon sardo era un cane di taglia ridotta con le zampe corte e che era strettamente endemico della Sardegna. Da dove derivava questo animale? Da un predatore continentale di colossale taglia, grande quanto i cani di più grandi attuali, cioè i licaoni, e che era appunto conosciuto anche come licaone europeo. Quindi anche in questo caso, anche per i carnivori, in quel caso abbiamo visto un adattamento insulare che ha ridotto la taglia drasticamente. Il Cuon sardo era molto piccolo rispetto ai suoi antenati continentali, diciamo. Ecco. Allora, mi verrebbe adesso da chiederti una cosa particolare. Noi finora abbiamo parlato quasi esclusivamente di, o forse esclusivamente, non ricordo, di mammiferi. Ma il gigantismo riguarda solo il gigantismo e il nanismo, perché ho parlato di giganti e nani, mammiferi. Oppure
Anche in altri generi, anche in altre famiglie, in natura abbiamo trovato questi esempi. Assolutamente. C'è per esempio la famosa forbicina di Sant'Elena negli insetti. Non so se Sant'Elena o qualche altra isola sperduta, però sono animali giganteschi. Ecco. C'è il weta neozelandese, che è un insetto grande più della mia mano. Ecco. Quasi grande quanto la mia mano. Quindi sono belli grossi anche gli insetti sulle isole tante volte. Ma non solo gli insetti. Pensiamo alle classiche tartarughe giganti delle Galapagos. Ma non solo delle giganti delle Galapagos, cioè al Dabra ci sono quelle delle Seychelles. Ogni volta che si trovano delle piccole isole, se ci arriva una tartaruga per qualche motivo, tartarughe terrestri, dico, queste tartarughe molto spesso diventano gigantesche. Questo perché magari mancano i predatori, perché c'è abbondanza del loro tipo di cibo o per qualche altro fattore che ancora non conosciamo. Non è che per forza sappiamo tutto. Certo. Per esempio, il varano di Komodo può rientrare, cioè è un lucertolone gigante in un certo senso, oppure non può essere considerati tra i casi di gigantismo? Allora, guarda, sì, è considerato ogni tanto come caso di gigantismo insulare. È anche vero che un animale praticamente identico al varano di Komodo viveva su un'isola molto molto più grande, che non possiamo neanche esattamente considerare un'isola, cioè l'Australia. Il varano di Komodo esiste soltanto in una delle piccole isole in Indonesia, abbastanza vicino all'Australia tra l'altro, ma non proprio in Australia. Beh, Varanus priscus, altrimenti noto come Megalania, era un varano di Komodo. Segnatevi questi nomi, mi raccomando. Vabbè che poi potete vedere il video anche in differita. Eccolo qua, il varano di Komodo, pensate, è un animale tipo il varano di Komodo, che è lungo comunque di solito sui 2 metri, 3 metri, ci sono esemplari nel passato che sono arrivati anche a 4 metri di lunghezza. Beh, Megalania, da quanto se ne sa, era lungo almeno 6 metri, e c'è chi dice che potesse raggiungere 8 metri di lunghezza. Ora, forse è una stima un po' improbabile, però era un animale che era vissuto migliaia di anni fa in Australia. Probabilmente era contemporaneo dei primi uomini che sono arrivati in Australia, della specie Homo sapiens proprio, ecco. Quindi magari sono stati proprio questi primi uomini a causarne anche l'estinzione, insieme ad altri fattori che ancora non sono ben chiari. Certo, quindi spesso quello che noi conosciamo come fauna insulare dobbiamo sempre rapportarla ad altri ad altri animali simili. Nel varano di Komodo sì, si può parlare di gigantismo insulare, però dobbiamo sempre tenere presente che un animale davvero molto molto simile viveva in Australia e aveva più o meno lo stesso ruolo ecologico di super predatore. Questo invece che vediamo di sotto è uno scheletro di un gigante, di un uccello gigante che assomigliava un po' a uno struzzo. Era un volatile non volatile, nel senso che chiaramente come lo struzzo non volava ma correva o comunque camminava. Era il cosiddetto moa della Nuova Zelanda, era un moa, perché in realtà la Nuova Zelanda era abitata, diciamo così, popolata da una serie di moa, di questi uccelli giganti che sembravano struzzi, che pascolavano bellamente per tutte e due le isole della Nuova Zelanda, le due principali isole. Insomma, hanno percorso gran parte della loro storia evolutiva e poi si sono estinti proprio a causa dell'uomo. La cosa interessante dei moa è che hanno sviluppato varie specie di moa, quella che chiameremmo nicchia ecologica, le varie nicchie ecologiche che negli altri posti erano occupate da altri erbivori di piccola, media, grande taglia. Ricordiamoci che non tutti i moa erano giganti, c'era un moa, il Dinornis robustus, che era alto più di 3 metri, ma ce n'era tanto, che scrive un fenicottero gigante, era alto 1,20 m, quindi diciamo 1,5 m, cioè non erano così giganti. Come? Alessandro ci scrive un fenicottero gigante. No, non era un fenicottero, era più che altro simile a uno struzzo. C'è l'ipotesi, le ultime ipotesi addirittura pensano che non avessero neanche il collo in alto così come gli struzzi, ma lo tenessero quasi orizzontale, perché erano intenti più che altro a brucare l'erba. Allora, mi verrebbe quasi da dire, ho caricato un'altra immagine non a caso, che gli uccelli quando arrivano nelle isole diventano pigri, cioè smettono di volare. Esatto. E ingrassano parecchio. Qui abbiamo un uccello che in tanti conoscono e che gli uomini hanno visto, in realtà non per tantissimo tempo, perché è passato poco tempo dal momento in cui li abbiamo trovati al momento in cui
per diletto praticamente li abbiamo cacciati e uccisi, perché pare che non avesse neanche la carne molto buona. Allora sì, il caso del dodo, che è questo animale che vedete in basso con il becco grosso grosso e bello cicciotto, il caso del dodo è direi emblematico, è molto particolare. Viveva esclusivamente sull'isola di Mauritius, nelle Mascarene, ma in realtà anche le altre Mascarene erano popolate da altre specie molto simili al dodo, come per esempio il meno noto solitario di Rodriguez, che nessuno conosce, ma in realtà era praticamente come il dodo. Il dodo, secondo me, è un animale che è stato ucciso almeno due volte dall'uomo, e vi spiego perché. Lui era discendente di alcuni animali simili a colombi, a tortore, non so, diciamo a colombiformi, che sono arrivati volando in queste isole. Chiaramente per lo stesso, per come ha detto Giovanni prima, piano piano nel corso di generazioni successive questi animali si sono adattati al loro ambiente, erano molto ben adattati al loro ambiente, sono diventati forti e robusti camminatori, non più in grado di volare perché non gli serviva volare, anzi probabilmente non avevano alcun predatore sull'isola. E quindi hanno aumentato le loro dimensioni, hanno ridotto la loro capacità di volare e così via. Ora, perché io dico che è stato ucciso due volte? Anzi, quasi tre. Perché in realtà, oltre al fatto che quando sono arrivati i coloni boeri, insomma, i primi europei, diciamo, a Mauritius, hanno trovato il dodo, l'hanno portato all'estinzione nel giro di poche decine di anni, insomma, per qualche tempo è sopravvissuto, ma alla fine, intorno al 1600 e qualcosa, il dodo, puff, è sparito. Perché è sparito? Perché se lo mangiavano? Sì, all'inizio sicuramente i marinai delle barche se lo mangiavano perché non c'era molto altro da mangiare, trovavano quello, se lo mangiavano. Come diceva Giovanni, però, non è che fosse particolarmente buono da mangiare. Si dice che avesse delle carni addirittura quasi nauseabonde, in qualche modo. Ma soprattutto è stato ucciso dagli animali dell'uomo. Perché l'uomo al seguito sulle grandi navi aveva al seguito dei maiali, che appunto cercava di tenersi a bordo per poter mangiare, dei topi che magari stavano lì accanto, o dei gatti, dei cani, insomma un sacco di animali che alla fine in qualche modo hanno ridotto drasticamente la popolazione di dodi, non divorandosi i dodo, ma mangiandosi le uova banalmente di questo animale. Essendo esatto. Un uccello, questo depone le uova e quindi... gli animali dell'uomo si sono pappati le uova del dodo, quindi prima estinzione. Secondo, perché è morto due volte? Perché in realtà noi conosciamo questo aspetto del dodo, lo vedete bene, no? Bello grasso con questo becco enorme, grasso grasso eccetera eccetera. In realtà si suppone, ricerche piuttosto recenti hanno detto che hanno verificato che il dodo fosse molto meno grassoccio, più snello, robusto e un forte camminatore. Ma noi perché conosciamo questo aspetto? Perché Roland Savery, un pittore di corte olandese del 1500-1600, aveva visto un dodo in cattività, bloccato dentro una gabbia, nutrito e deformato da questa vita, diciamo così, squallida di corte, e quindi gli è piaciuto tantissimo questo pennuto che ha iniziato a ritrarlo in un dipinto. Savery poi l'ha visto una volta. Si è messo a dipingerlo tante volte, però facendo riferimento alla sua memoria. E quindi noi vediamo adesso semplicemente una proiezione immaginaria di un pittore di corte del 1600 come se fosse il dodo reale. Ma scusa, non essendo morto così tanto tempo fa, non abbiamo dei reperti, non abbiamo animali imbalsamati? Purtroppo no. Purtroppo. perché l'unico reperto che avevamo, diciamo così, imbalsamato comunque che conteneva non soltanto poche ossa del dodo, ma l'animale completo, è andato bruciato perché non è chiaro perché, ma addirittura alcuni dicono che, per un errore di qualche guardiano di un museo. Ora, probabilmente è una storia un po' romanzata, però diciamo che c'è stato questo dodo conservato nel museo di Oxford, se non sbaglio, se non mi ricordo neanche se fosse Oxford o qualcosa del genere, e che a un certo punto è stato dato in pasto alle fiamme, bruciato, non perché è bruciato il museo, ma perché ha proprio preso l'esemplare e buttato via. Si è salvata soltanto una parte della testa e una parte della zampa di questo esemplare, un vero peccato, quindi un disastro. Qua stiamo vedendo invece un altro animale enigmatico, direi, che è sempre molto molto particolare. Per essere sincero, io questo, quando mi ha inviato le foto, non lo conoscevo, è uno di quelli che mi ha incuriosito maggiormente, perché è veramente molto particolare. È un animale piuttosto particolare. Allora,
L'animale vero, ovviamente, è quella specie di cranio un po' mostruoso che potrebbe far pensare addirittura a un demonio, se lo vogliamo bene così. In realtà è molto banalmente un cranio di capra, attenzione. Però è una capra un po' particolare. Lui si chiama Myotragus e vuol dire più o meno capra topo, e dopo vediamo perché si chiama capra topo, e viveva fino a 5.000 anni fa sull'isola, sull'isola di Minorca. Di Maiorca, pardon. Lui è un animale molto particolare perché ha avuto una storia evolutiva abbastanza lunga che parte addirittura dal Pliocene, quindi milioni di anni fa, quando i suoi antenati sono arrivati sull'isola, quando ovviamente l'isola di Maiorca era ancora collegata al continente, ma i suoi antenati assomigliavano vagamente a dei camosci robusti, ok? Immaginiamo un camoscio, una capra più o meno, piuttosto robusta, alta, grossa, e che arriva su in quello che poi sarebbe diventata Maiorca. Nel corso di migliaia di anni, addirittura milioni in questo caso, si è formato questo animale. Cosa aveva di particolare Myotragus? Innanzitutto la taglia ridotta, perché era molto molto più basso, era alto quanto un piccolo cane, diciamo, non un chihuahua, però diciamo un cane di media taglia, ecco. E soprattutto aveva le zampe molto corte, gli occhi erano posti frontalmente. Se voi fate caso alle capre, alle pecore, a tutti gli animali tipo i bovidi, loro hanno gli occhi laterali. Possiamo spiegare a cosa serve avere gli occhi, sì, certo, una visione stereoscopica, cioè quella umana, quella che con gli occhi frontali, serve per mettere a fuoco molto bene, valutare le distanze, però noi vediamo semplicemente ciò che c'è davanti a noi. Noi facciamo molta fatica a percepire le cose che ci sono di fianco a noi, la cosiddetta coda dell'occhio è molto molto diciamo così limitata. Invece gli animali con gli occhi laterali, per esempio le capre, le pecore, ma un sacco di animali erbivori, perché hanno gli occhi laterali? Diciamo soprattutto perché possono essere utili nella visione dei predatori. Se io ho un campo visivo molto allargato, posso tenere d'occhio, sott'occhio, un'area molto molto più ampia e quindi posso vedere se arrivano dei predatori di qua, di là, davanti, di dietro no, però insomma ho un'area molto più grande. Allora, Giuseppe ci dice il chupacabra. Mentre vedo Carmelo che sta notando che questo animale, secondo Carmelo, ha uno sguardo molto, molto umano. Sembra umano. In realtà, infatti, la cosa impressionante del Myotragus, che noi ricordiamo sempre essere l'animale che sta sotto di me, quello lì sotto di me, è che sembrava avere gli occhi frontali, come gli uomini. Adesso, Giovanni, se puoi rimettere invece quel dipinto, insomma, che c'era appena poco fa, vi volevo dire una cosa interessante. Quel dipinto che avevate, ecco, quel dipinto lì è il vero aspetto di un dipinto molto famoso che è il Polittico di Gand di Van Eyck, che risale al 1400, che è sempre stato illustrato come il classico agnello con gli occhi laterali. Beh, un restauro di questo quadro, di questo dipinto, non è un quadro, è un enorme dipinto, hanno scoperto che l'agnello non era per niente un agnello, ma aveva, sì, era un agnello, ma con uno sguardo molto umano, come diceva Melino Collorafi qui. In effetti era proprio, sembrava un po' impressionante. L'hanno scoperto proprio di recente, è una cosa che è venuta fuori nelle notizie neanche un mese fa. È abbastanza inquietante. Ora, ovviamente questa è una creazione dell'uomo, ma il Myotragus esisteva davvero. Immaginatevi quindi un animale che sembra una capra, che però vi guarda come se fosse un uomo. Ah, ecco, questo invece... Questo chi è? Questo, allora, abbiamo detto prima tutte le leggende hanno un fondo di verità. Quell'animale che vedete accanto a Giovanni in questo momento, per fortuna, non esiste. E per quanto ne sappiamo, non è mai esistito. Si chiama Tinshu e in cinese vuol dire più o meno sorcio che si nasconde. Secondo la tradizione popolare cinese, questo animale era un enorme sorcio terrificante che viveva nel sottoterra, con delle zanne lunghissime e che quando emergeva dalla terra moriva. Da cosa deriva questa leggenda del Tinshu, del sorcio che si nasconde? In realtà molto banalmente dal mammut. Perché spesso gli elefanti hanno, diciamo così, hanno sviluppato, hanno alimentato delle leggende pazzesche. Una di queste, appunto questo Tinshu, non è molto famosa in Occidente, però
Come mai? Cosa c'entra con i mammut? Non gli assomiglia per niente, è solo marrone, ha un pelo lungo e ha delle zanne lunghissime, ma per il resto non assomiglia. Ah, infatti qui vedo che c'è il rapporto con un uomo che è piccolissimo, perché così a vederlo inizialmente può sembrare un animaletto piccolo, invece era un animale gigantesco. Sì, era un animale, cioè, nella tradizione popolare cinese è un enorme sorco, esatto, con queste impressionanti zanne. Questo perché? Perché tempo fa, ma insomma, già, in realtà molto prima che esistesse anche la scienza ufficiale, in Siberia e anche nel nord della Cina venivano trovati dei resti di mammut. Molto spesso nei ghiacci della Siberia rimanevano addirittura congelati con tanto di pelle e di carne, perché il permafrost, diciamo il ghiaccio estremo della Siberia riusciva a, il freddo estremo della Siberia riusciva a tenerli conservati in questo modo. Poi ovviamente una volta tolti andavano a male, però è capitato non, neanche così in modo insolito di trovare dei mammut completamente conservati, o non proprio completamente, magari la proboscide non c'era più. Ora i tizi che vivevano in Siberia, i cacciatori di pelli, quando si trovavano di fronte a queste specie di carcasse stranissime, enormi, pensavano che fossero degli animali che, demoniaci, che emergessero ogni tanto dagli inferi o dalle viscere della terra e che morissero e che portassero una sfortuna terribile. E quindi ci sono tantissimi aneddoti, tra cui è appunto questo, l'origine di questo mito del Tin Shu, che parlano appunto della sfortuna portata dal mammut, ma in realtà poi ovviamente è tutto questione di mito e mitologia in realtà. Ecco qua. Adesso io vorrei rimanere da quella parte del pianeta, però adesso in un certo senso spostarmi, rimanere sempre sui mammiferi, però su un mammifero un po' particolare. Capisco. Eccolo. Oh, guarda chi c'è. Beh, forse qualcuno di voi ha riconosciuto, ma questo è un uomo, o quasi. Che cos'è? In effetti diciamo che è una specie umana un po' particolare. È una specie umana, quindi cosa vuol dire specie umana? Che è una specie appartenente al genere Homo, ma non è la specie Homo sapiens. Quindi possiamo dire che è un nostro lontano cugino, Giovanni, possiamo definire così. Sì, cugino sicuramente lo è stato, anzi, perché di lui non abbiamo avuto. È stato un nostro lontano cugino. È vissuto anche lui migliaia di anni fa, non è ancora chiaro quante migliaia di anni fa, si suppone intorno alle 50.000 anni, grosso modo. Poi, l'estinzione probabilmente. Ah, ecco, qua è di fianco addirittura al marabù gigante, lui si chiama Uomo di Flores, perché è stato trovato nell'isola di Flores, e su questa piccola isola dell'Indonesia viveva anche il marabù gigante. Il marabù gigante non era poi così gigante, sì, comunque era alto 1,80 m, se non sbaglio, giù di lì, quindi quanto un uomo di statura alta. Ma guardate quanto era piccolo, Homo floresiensis. Questo vuol dire che l'uomo di Flores era il cosiddetto lo Hobbit, l'hanno proprio soprannominato così, esatto, dal personaggio del Signore degli Anelli. Ecco. Era un esempio di nanismo, possibile esempio di nanismo insulare per il genere umano. Esatto, quindi dovete immaginarvi questo, cioè dal continente africano non è uscita soltanto la nostra specie Homo sapiens, prima di Homo sapiens altre specie umane sono uscite dal continente africano, uno dei primi del nostro genere molto probabilmente, camminando ha raggiunto il sud-est asiatico. In qualche modo l'ultimo tratto deve averlo attraversato a nuoto, con qualche tronco, in qualche modo comunque sicuramente non a piedi, perché sappiamo dalle ricerche appunto che c'era già l'acqua che divideva queste terre. Il cosiddetto island hopping, le zanne naturali o le isole intermedie. Esatto, e fondamentalmente è successo a questi rappresentanti del genere Homo la stessa cosa che succede a tutte le altre specie, cioè si sono ridotte di dimensioni e contemporaneamente, più o meno contemporaneamente, stiamo parlando di tempi geologici, invece qualcun altro in quell'isola insomma diventava gigante. I ratti sono diventati giganti, guardate questo ratto che ha sulle spalle, considerate questo uomo era alto poco più di 1 metro e aveva anche una curiosità fisica molto particolare. Sì, il cervello non era tanto grande, però già faceva degli strumenti in pietra, ma aveva una curiosità fisica che lo rendono unico nel suo genere, no? Scusa, ma
Ah, del piede. Un attimo tu di questo piede, perché volevo vedere la foto che mi avevi fatto vedere prima. Quale volevi? Quella con la... quella che mi hai fatto vedere prima, nel senso quella delle ossa del piede a confronto con, non so se hai presente quella che ti che avevamo visto prima, delle falangi. Prima, ah, no, aspetta, prima della diretta. Aspetta, aspetta, okay. Ok, aspetta che ho capito quale dici, però stiamo parlando di un'altra specie ancora, sempre. Sì, sì, però appunto, niente, comunque diciamo che la morfologia di questi uomini non era chiaramente molto, molto paragonabile a quella dell'uomo di adesso. Queste sono le falangi di un'altra specie di uomo che testimoniano che la morfologia, cioè la forma del piede, assomigliava più a quella degli australopiteci che non a quella di Homo sapiens. Esatto. Homo luzonensis è una specie scoperta nelle Filippine, quindi un po' di chilometri a nord di Uomo di Flores, però sempre nel sud-est asiatico, che anche lui aveva questo tipo di caratteristica, quindi sicuramente avevano non soltanto la riduzione di statura, ma anche la differenziazione morfologica. Quindi quando quando una specie finisce su un'isola e poi si evolve in quell'isola, sviluppa delle caratteristiche anatomiche molto molto particolari nel giro di poche migliaia di anni. E questa è la cosa molto caratteristica. Allora, abbiamo una domanda. Valentina ci chiede qual è il nome scientifico del sorcino. Penso che si riferisse a quella pantegana che abbiamo visto prima. La pantegana gigante della Cina in realtà non ha un nome scientifico. Se proprio vuoi chiamarlo con un nome scientifico, Valentina, lo devi chiamare Mammutus primigenius, perché in realtà è il mammut all'origine del mito del Tinshu, il sorcio che si nasconde. Quando in antichità trovavano questi resti semicongelati di mammut nella Siberia, le persone si spaventavano e pensavano fossero... Forse lei si riferisce però a quello che porta sulle spalle l'Homo di Flores. Guarda, ti riferisci a quello forse? Non lo so, posso dirvi che per esempio ci sono un sacco di cosiddetti sorcini giganti, per esempio ce n'è uno anche vicino a Palermo, dal Monte Pellegrino c'è Pellegrinia. Pellegrinia era un sorcio, tipo per dire, un roditore gigante che viveva proprio nella zona di Palermo. Esatto. Ah. E adesso, vedete, qui vi faccio vedere un altro caso di nanismo insulare in una grotta dove, tra l'altro, io ho avuto la fortuna anche di scavare, però quando ho scavato io, insomma, non erano arrivati ai livelli ancora buoni. Nelle Filippine, nella parte nord-orientale delle Filippine, vedete, in una grotta immensa, meravigliosa, proprio l'anno scorso è stato pubblicato una nuova scoperta straordinaria, un altro uomo nano. Questo dice anche un'altra cosa molto importante, perché questi uomini sono vissuti, stiamo parlando di 60.000 anni fa, tra 90 e 50.000 anni fa, l'uomo di Flores che abbiamo visto prima, che fondamentalmente viveva in una di queste isolette qui nella parte un po' più a sud. Cioè, stiamo dicendo una cosa molto importante, che sino che in quel momento lì, già la nostra specie, il Sapiens, noi, quindi, giravamo in giro per il pianeta, però evidentemente non eravamo da soli, giusto? Assolutamente no. Noi abbiamo convissuto almeno con tre specie di uomini, convissuto nel senso almeno temporalmente, con tre specie di uomini, altri uomini. Uno era il famoso uomo di Neanderthal, un altro è un po' meno famoso, l'uomo di Denisova, che è una specie che ancora non ha un nome ufficiale, diciamo così, viveva più o meno in Siberia, grosso modo, comunque nell'Asia centrale e nel Tibetan Plateau, cioè dove c'è il Tibet adesso. E poi appunto c'era almeno questo signor Homo floresiensis, cioè il cosiddetto lo Hobbit, e il suo cuginetto Homo luzonensis, ecco, quindi sarebbero addirittura quattro le specie umane. Non è finita, perché ultimamente si stanno scoprendo sempre nuove forme. Homo luzonensis l'hanno scoperto l'anno scorso. Ecco, quindi la ricerca non finisce mai, lo possiamo dire, esatto. Per fortuna. Le interpretazioni non finiscono mai, perché c'è chi dice che le specie potessero essere di più oppure di meno, a seconda del criterio con cui è valutata una specie. Poi dovremmo entrare, aprire una parentesi pazzesca
che si chiama Ma che cos'è una specie? Ma io la apro e la chiudo perché è davvero una... Sai che è un discorso che ogni tanto riprendiamo con discussioni anche infinite. Non c'è una risposta, la verità è questa. No, non per ora non c'è una risposta. Allora, ti propongo una questione di specie, anzi forse più di genere. Vediamo se questa la riconosci. Non riesco neanche a capire. Ah. Sì, riconosco bene che cos'è. Questa è una delle cose che mi piacciono di più da mangiare nella vita. Il problema è che tu come la classifichi scientificamente? Scientificamente io la classifico al maschile, diciamo. Anche in questo caso c'è un problema di genere, come nel caso delle specie, vedete, non, perché per me è arancina tutta la vita con... Purtroppo c'è questa diatriba che anche a pochi chilometri di distanza una persona la chiama in un modo e diciamo che è un caso estremo di endemismo, cioè l'arancina a pochi chilometri dall'arancino, possiamo dire così, ecco, che vive a pochi chilometri, anzi viene mangiato a pochi chilometri. Tornando agli argomenti seri, mi verrebbe da dire, per quanto riguarda tempi ben più antichi, quindi ben prima dell'esistenza anche, ben prima diciamo che i mammiferi dominassero il pianeta, ci sono stati altri casi di gigantismo, per esempio di nanismo tra i dinosauri? Sì, tra i dinosauri sicuramente ci sono stati degli episodi di gigantismo, anzi di nanismo insulare più che altro. Sì, esatto. Come ben sappiamo, di solito i dinosauri sono molto grossi, ma non è detto perché c'erano anche dinosauri molto piccoli. Però tra i dinosauri più grandi che conosciamo, cioè i cosiddetti sauropodi, quelli con il collo e la coda lunghissimi, il brontosauro, il brachiosauro, il diplodocco, quelli lì insomma, erano lunghi di solito una ventina di metri come minimo. Beh, in realtà in un posto particolare del mondo, questi qua erano piccolissimi. Piccolissimi si fa per dire, erano lunghi almeno 6 metri. Però 6 metri in confronto a 20 o a 30 metri, insomma. Ecco, il posto particolare è l'Europa. In questo caso stiamo vedendo un altro dinosauro che potrebbe essere stato una forma di nanismo insulare e che invece è stato trovato proprio in Italia. È uno dei pochi dinosauri conosciuti in Italia, si chiama Tetisadros insularis, il nome scientifico, vuol dire... Adrosauro, cioè il tipo di dinosauro che è, della Tetide, che era l'antico mare di cui una volta l'Europa faceva parte, perché l'Europa era un insieme di isole a quell'epoca e che stava in questo grande mare, insularis appunto delle isole. Ecco qua c'è una ricostruzione accanto, devo dire che è bella grossa perché si sta ancora caricando, del possibile aspetto del cosiddetto Tetisadros. È soprannominato Antonio ed è stato trovato vicino a Trieste ed è un esemplare estremamente completo, perché pressoché completo lo scheletro, è molto particolare perché oltre alla taglia ridotta, ricordiamo che questo animale era lungo circa 4 metri e qualcosa, i suoi cugini nordamericani e asiatici erano lunghi di solito tra gli 8 e i 12 metri, ecco, quindi molto più grandi di lui. Beh, lui ha anche delle caratteristiche anatomiche che fanno supporre un particolare tipo di evoluzione nell'ambiente in cui si trovava, ecco, diciamo le zampe un po' più lunghe, le zampe posteriori un po' più lunghe, le dita che erano in una misura minore, cioè in numero minore rispetto agli altri animali simili, la morfologia della coda più lunga e sottile, insomma un po' particolare. Antonio, esatto. Per quanto riguarda invece i sauropodi, quelli col collo e coda lunghi, in un particolare sito della Romania, nell'isola di Haceg, cioè all'epoca era un'isola, ovviamente stiamo parlando di 70 e rotti milioni di anni fa, si vivevano questi sauropodi nani e insieme a questi sauropodi forse viveva una cosa che sembrava vagamente un velociraptor, ma anche no. non sappiamo esattamente cosa fosse, l'hanno chiamato Balaur Bondoc, dal nome credo di un demone del posto, e non so se avete presente il velociraptor con quell'artiglio del dito del piede, diciamo, sollevato, impressionante, che è diventato famoso grazie a Jurassic Park. Ecco, sembra che Balaur Bondoc potesse avere addirittura due artigli sollevati. Abbiamo delle domande. Perché le dita erano ridotte? Perché le dita? Bella domanda. Forse perché servivano a correre meglio, perché sembra che Antonio fosse stato un animale corridore.
il rapporto tra il femore e la tibia è quello di un animale corridore, se non erro. Quindi di solito un animale con il femore più lungo della tibia è un animale camminatore. Un animale con la tibia più lunga del femore è un animale corridore. Di solito i suoi amici, diciamo così, gli adrosauri, avevano il rapporto da animali camminatori. Lui invece dovrebbe essere stato un animale corridore. Ed è possibile, io, questa è una mia ipotesi, ma presumo che può darsi che sia stato anche un vantaggio evolutivo avere tre dita più strettamente vicine l'una all'altra, come magari è quello che è avvenuto per il cavallo, no? Cavallo, milioni e milioni di anni fa, gli antenati del cavallo erano grandi come dei piccoli cani, avevano addirittura quattro dita negli arti, poi piano piano nel corso dell'evoluzione, e diciamo perché è cambiato l'ambiente nel frattempo, come adattamento hanno formato un solo dito, molto robusto, molto grosso, che è il classico zoccolo del cavallo. Ma non sto parlando ci chiede... al cavallo, però diciamo che può essere che magari ci siano cose di questo tipo, ma è una mia ipotesi che muore qui e basta. Ecco, diciamo. Paolo ci chiede del titano boa, io non so neanche cosa sia. Ah, il titano boa, sì, ecco, quello non è un fenomeno di gigantismo insulare, anche se era molto grande. Il titano boa, dal nome, ovviamente vuol dire proprio quello che sembra, cioè boa, titano, è un boa constrictor, gigantesco, si suppone che fosse lungo almeno 10 metri, 12 metri, chi lo sa, non abbiamo mai trovato uno scheletro completo, però le vertebre sono estremamente grandi rispetto a quelle degli altri serpenti, come il boa o come il pitone o anche l'anaconda. Viveva in Sud America appena dopo l'era dei dinosauri. Probabilmente si è sviluppato in un ambiente che favoriva le condizioni giganti, ma non è detto che fosse, non era gigantismo insulare perché non stava su un'isola, ma in ogni caso lui era gigante, gli altri animali che vivevano con lui no. Ecco, diciamo, c'erano dei cosiddetti alligatori o coccodrilli o tartarughe, sì, di dimensioni anche grandi, magari, ma non gigantesche come lui. Tenete conto che ci sono moltissimi animali preistorici, animali, diciamo, preistorici non vuol dire praticamente nulla, diciamo, animali di milioni di anni fa, che erano molto più grandi delle loro controparti attuali. Faccio un esempio, Archelon ischiros, che era la più grande tartaruga marina di sempre, era lunga 4 metri, ecco, ma non perché fosse un esemplare di gigantismo insulare. Ecco, questa è una... questa è una delle cose che mi aveva più incuriosito tra le foto che mi avevi mandato. Sì, ecco, è una foto che tra l'altro ho tratto da un libro, è una foto un po' particolare perché anche qui, come vi ho accennato prima, molto spesso i cosiddetti proboscidati, cioè gli elefanti e i loro amici, sono spessissimo all'origine di miti molto particolari, miti oppure anche di curiosità, perché una volta quando venivano trovati nel terreno pezzi tipo questo, non venivano chiaramente, ma una volta sto parlando ancora di centinaia di anni fa, prima che ci fosse la cosiddetta scienza ufficiale, quando trovavano cose di questo tipo nel terreno, chiaramente non venivano considerati fossili e tantomeno non venivano considerati pezzi di elefanti, anche se noi lo guardiamo e diciamo ma che cos'è questo? Non capiamo, non riusciamo a capire che parte del corpo sia. Dei monaci di un monastero europeo, adesso non mi ricordo neanche quale, lo consideravano una mano pietrificata di scimmia. Ovviamente non era una mano pietrificata di scimmia, stiamo parlando invece di parte del molare del mammut. Il molare del mammut, non so se c'è una foto, Giovanni, che puoi far vedere, ecco, hanno delle lamelle una accanto all'altra che quando si disarticolano, si dissezionano, insomma, vengono fuori, possono diciamo disgregarsi anche in questo modo, ecco. Tutti quei cosini lì accanto l'uno all'altro, sono vari tipi di molari, sono enormi, sono giganteschi questi molari, sono grandi più della mia mano. Quando si disarticolano possono dare anche origine a sfaldamenti che possono assomigliare a quella cosa che vedete lì accanto e è stata interpretata in passato come mani fossili di scimmia. Ma mani pietrificate, mani di scimmia pietrificate. I proboscidati in generale, non solo gli elefanti ma i loro parenti estinti, sono stati anche all'origine di un altro mito che adesso non mi ricordo di quando risale, ma forse nel 1500, 1600, non lo so, prima sempre della scienza ufficiale. C'è stato un signore, un medico famoso dell'epoca, un tedesco, che era convinto di aver scoperto i resti del gigante del re Teutobucco, il re dei Longobardi, in una tomba gigantesca lunga 4 metri, e ha portato in giro per tutta l'Europa facendo un sacco di quattrini, questi resti, chiaramente, erano invece i resti giganteschi, effettivamente sì, di un animale chiamato Deinotherium,
E che è ancora più strano, è più stravagante il suo aspetto di qualunque gigante noi possiamo immaginare. Se hai una foto probabilmente del Deinotherium che ti ho mandato. Sì, allora nel frattempo chiedo al pubblico se hanno qualche domanda, di farci qualche domanda, così noi con questo poi concludiamo. Possiamo col Deinotherium concludiamo, lasciamo in pace Diego, lo mandiamo a riposare, però nel frattempo se avete qualche domanda postatela nel... nella chat, così noi la leggiamo e Diego risponde prima di salutarci. Certo, quindi comunque con il Deinotherio vi faccio vedere che non è proprio simile a un elefante, perché non ha le zanne superiori, ma ha solo due enormi zanne inferiori rivolte verso il basso. Cosa ci facesse con questa struttura non ci è dato di sapere, e soprattutto si pensa che avesse anche una proboscide più piccola. Era un animale. È vissuto, tra l'altro il Deinotherio noi non è famosissimo come animale tra i non appassionati di paleontologia, diciamo, ma è un animale di grande successo evolutivo, perché la linea evolutiva dei Deinotheri è vissuta almeno dal Miocene medio, stiamo parlando di circa 18 milioni di anni fa, e si è estinto l'ultimo, per quanto ne sappiamo, quando c'erano gli australopiteci, quindi nel Pliocene. Addirittura si suppone che fosse ancora in giro nel Pleistocene inferiore, quando c'erano i primi uomini, ecco, diciamo così. Non Homo sapiens, ok? Però diciamo che gli antenati del genere Homo, comunque proprio i primi rappresentanti del genere Homo, il Deinotherio in Africa potrebbe aver convissuto anche con loro. È un animale davvero molto, molto strano. Ne sappiamo, nonostante conosciamo degli scheletri pressoché completi, è ancora molto misterioso. Non si capisce quale sia la sua linea evolutiva. Sì, sappiamo che era un parente degli elefanti, diciamo così, alla lontana, ma non sappiamo bene come collocarlo. Era un gigante, i più grandi erano alti 4,5 metri, quindi non erano per niente piccoli. Erbivoro, stiamo parlando sempre di animali erbivori. Nella storia evolutiva dei proboscidati sono stati, ci sono delle forme molto particolari. Ce n'è uno che si chiama Gnatabelodonte e aveva la bocca a forma di calzascarpe. Questo per farvi capire che i proboscidati, cioè gli elefanti, hanno delle forme evolutive davvero molto molto strane, non solo il Deinotherio. Ecco. Esatto. Bene, io adesso sarei alle conclusioni. Se non vedo delle domande, spero che non sia una questione di ritardo qui nella chat. Beh, in caso comunque eventualmente poi vi rispondiamo successivamente, se le vediamo successivamente. Diego, vuoi dirci le ultime qualcosa per concludere? Così io vorrei fare vorrei portare la riflessione, l'abbiamo accennato anche prima, gigantismo insulare, nanismo insulare, più che altro abbiamo visto un sacco di bestie strane che soprattutto vivono sulle isole, a parte questo dei Deinotherio qua che non c'entra, però gli altri animali di cui ci siamo occupati adesso vivono soprattutto sulle isole. Ecco, ricordiamoci sempre che quando l'uomo arriva sulle isole, anche se non lo fa apposta, non se ne accorge nemmeno tante volte, ma provoca degli sconvolgimenti. Perché? Perché sulle isole arrivano anche gli animali dell'uomo, come i gatti, come i cani, come i topi, magari che stanno nelle stive delle navi e poi scendono a terra e iniziano o magari un serpente che si nascondeva da qualche parte, anche lui, e chi lo sa, e iniziano a distruggere degli ecosistemi che sono estremamente fragili, perché si sono sviluppati nel corso di migliaia di anni, per non dire milioni di anni, su delle determinate isole con un loro equilibrio molto molto fragile, con poche specie in relazione tra di loro, eliminando una sola di queste specie crolla tutto come una specie di domino. Questa cosa avviene normalmente nel mondo, figuriamoci in un'isola piccola piccola con poche specie che sono in un equilibrio fragile tra di loro. Quindi non volevo farvi il pippone finale, però insomma è una cosa che potrebbe essere, ricordiamocelo sempre che noi abbiamo un impatto su nel mondo in cui viviamo. Tra l'altro questo potrebbe essere uno dei temi che potremmo approfondire prossimamente, quello delle estinzioni legato proprio ai sapiens. Ci sono delle storie molto, molto interessanti legate anche proprio alla cultura umana, alla diffusione della cultura umana in giro per il pianeta, quindi possiamo approfondirlo magari successivamente. Assolutamente. Vedo delle domande ancora, e poi quella del calamaro gigante. Allora, diretti antenati del calamaro gigante, no, perché sono animali davvero praticamente sconosciuto anche il calamaro gigante, ecco Paolo, quindi, però posso dirti che c'era un cefalopode gigante, almeno grande quanto il calamaro gigante di adesso,
che assomigliava vagamente al calamaro gigante, viveva nel Cretaceo superiore, i suoi resti sono stati trovati frammentari naturalmente, nel cosiddetto mare di Niobrara, nel Kansas o giù di lì, e si risale a 80 milioni di anni fa, si chiama Tusoteutis longa, e poi ci sono specie analoghe anche in Giappone e altre specie che adesso non ricordo, sempre colossali comunque, che erano lunghe nell'ordine di vari metri di lunghezza. Non sappiamo però quanto, perché sono davvero resti frammentari. In ogni caso erano analoghi al calamaro gigante. Non sono suoi diretti antenati, ma sicuramente qualcosa di molto molto simile già all'epoca dei dinosauri. Perfetto. Io allora con questo adesso concludo. Ti saluto e ti ringrazio tantissimo, Diego, ciao, per essere stato qui con il nostro pubblico a disposizione, a rispondere insomma a tante curiosità. Avete visto, insomma, ci sono, credetemi, il grosso problema in questa settimana è veramente con questi ospiti cercare di focalizzarsi su un argomento, perché stiamo parlando di personaggi che comunque hanno veramente tantissime storie da raccontare. Speriamo di raccontarvene delle altre in seguito. Io vi invito a visitare nuovamente la pagina di Past Activity Media, quindi andate sulla pagina di Past Activity. Ho preparato una nuova mappa dedicata all'Australia e a quegli isolamenti, appunto, di quell'isola continente che è appunto l'Australia, e riguarda gli animali attuali e non quelli del passato. Va bene, con questo vi saluto, vi ringrazio tutti, ciao Diego e a presto. Ciao. Grazie a voi. Thank you.